Avete presente quella sensazione di sorpresa che avete al mattino di febbraio quando tirate fuori il muso dalle coperte e vedete la neve dalla finestra? Bene, è la stessa cosa che ho provato io nel vedere Kaeya con la 1.2 e il set Cryo. Un saluto vitaminico dal vostro Zergantis e benvenuti in questo nuovo video di Vitamina Gaming. Oggi andiamo a vedere Kaeya 1.2. Avevo già fatto la build di Kaeya, la potete trovare qui nella sua versione support, ma chiaramente con l'evoluzione del gioco, con l'evoluzione di Genshin Impact, passando dalla 1.1 alla 1.2, sono stati aggiunti due nuovi set, il set Idro e il set Cryo. Chiaramente col set Cryo vanno a modificarsi alcuni personaggi, lo stesso vale per il set Idro. In questo video guarderemo la nuova forma che può avere Kaeya, lo stomp di danni che può fare, una comp incredibile che va a sinergizzare con un altro compagno di merende che è diventato suo migliore amico, che è Chungyung, e vi darò appunto delle alternative ulteriori alle sue possibili build. Detto questo, sarà un video un pelo differente. Perché? Perché non farò il solito montaggio, ma mi vedrete quasi in tempo reale. Detto questo, andiamo a vedere un attimino velocemente di nuovo i talenti di Kaeya. Partiamo dal presupposto che il mio Kaeya è livello 70 con i talenti livello 5 e una arma livello 60, quindi le statistiche che vedete sono statistiche di uno che ha i pezzi che ha, nonostante abbia farmato un paio di giorni apposta per le finalità di questo video. Detto questo, allora, una cosa da tenere molto molto a mente sono come scalano i danni degli attacchi normali di sto mostro. Perché? Perché guardate come proccano. A livello 5 siamo al quinto colpo, arriviamo al 120%, e ragazzi, non è da sottovalutare. Per questo si può fare anche un Kaeya full fisico. Ve lo dico adesso, non ve lo dico dopo. Aquila Favonia, 2 Bloodstain, 2 Gladiator. Andate a cercare attacco percentuale, physical damage, critical rate o critical damage. Substat, attacco percentuale, critical rate, critical damage. Voi potenzialmente potete ignorare la sua parte Cryo e farlo in quel modo lì, grazie appunto al suo punto forte, che è come scala i danni dei suoi attacchi normali. Detto questo, teniamolo bene a mente. La sua E, un getto di lame di ghiaccio che colpisce i nemici di fronte a sé, va a sinergizzare col suo primo talento, ovvero che se noi colpiamo i nemici di fronte a noi rigeneriamo il 15% dell'attacco totale in vita di Kaeya. È un piccolo mini sustain simpatico. La sua Q, che è Glacial Vals, invece, è l'abilità sul quale noi vogliamo girare un pochettino attorno per la build che vi voglio dare, full set Cryo, perché la vogliamo sempre attiva. La vogliamo sempre attiva, sono questi tre pezzi stress shard di ghiaccio che ruotano attorno a Kaeya, persistono se cambiamo personaggio, quindi è fantastico sia da un punto di vista support, che è come praticamente è stato usato fino adesso nella maggior parte dei casi e nella mia vecchia build, mentre adesso lo utilizziamo più che altro per congelare, per sfruttare il suo congelamento e il bonus che avremo e andremo a vedere a breve sul suo congelamento sui suoi attacchi normali. Così sembravo... vabbè, lasciamo perdere. Inoltre la sua seconda, il suo secondo talento passivo è che se noi congeliamo con la nostra E dei nemici otteniamo delle particelle elementari in più. Quindi usare la sua E in modo furbo, e non è così banale, ci permette appunto di caricare molto più velocemente la sua elemental burst, la sua Q. Ora che sappiamo questo, andiamo a vedere un'altra condizione fondamentale per questa build che vi sto dicendo. È molto importante avere la prima costellazione almeno, perché lo avevate nello shop, lo potevate comprare, è fattibile, perché aumenta il critical rate. Cominciamo a fare i conticini con la manina da adesso. Il critical rate di Kaeya sugli attacchi normali o caricati, che è quelli che interessano a noi, contro i nemici affetti da Cryo, non congelati, solo che abbiano il simbolino del Cryo, è aumentato del 15%. Facciamo conto che abbiamo 0, siamo al 15, ok? Chiaramente il secondo talento è ancora meglio, perché se sconfiggiamo qualcuno con la nostra E, aumentiamo la durata con la nostra Q, aumentiamo la durata della nostra Q, e via, e via, e via. Chiaramente, ragazzi, ogni personaggio a livello con le costellazioni più alte è più forte, non sono io che serve a dirlo. Andiamo a vedere il set del Blizzard, perché montiamo tutto il set del Blizzard di lui. Lui ha una variante che ha più support, che è 2 Blizzard Strayer, quindi bonus Cryo del 15%, più 2 pezzi del Noblesse per tirare la Q e switchare. Va bene, quella è un'altra cosa. Lì andremo più sull'energy recharge, ma quella è un altro affare. Quello che voglio farvi vedere io è come funziona con tutti i pezzi del Blizzard Strayer. È una build che a me piace un casino. Oh, sentitevi liberi di fare un po' quello che volete, eh. Non mi venite a dire, ma la matematica... A me piace così. Se vi piace anche a voi, fatelo. Se non vi piace, oh, liberi tutti. La ciabatta arriva dopo. Detto questo, allora, importante, partiamo dal Goblet, che è un po' sempre il pezzo sbagliato del team. Physical Damage Bonus. Vogliamo che sia physical damage bonus, perché vogliamo potenziare quegli attacchi base. Poi,
andiamo a vedere quale altre stat cercare. Normalmente chiaramente la piuma va sull'attacco, il fiore va sull'HP, questo è sempre così. Allora, io cercherei, per come sono fatto io, attacco percentuale sulla clessidra e sulla corona. Io ho attacco percentuale perché non ho alternative, ma andrei sul critical damage. Non ci serve critical rate, ragazzi, non ci serve in prospettiva di quello che andiamo a fare. Andremo a vedere poi il perché. Come substat potete mettere attacco percentuale, critical damage, energy recharge. Se comunque siete bravi a giocare con la sua E e a fare le combo e a riuscire a avere i particellari e avete comunque magari un pezzo che è un po' storto, che ha l'energy recharge già abbastanza alta e vi permette di avere sempre la Q, allora a quel punto potete andare a cercare un po' di critical rate qua. Ma se no, ignoratelo. Perché? Perché guardate i quattro pezzi cosa fa. Se colpiamo un nemico afflitto da crio, aumentiamo il critical rate del 20%. 15 più 20, siamo a 35%. Se il nemico è congelato, aumenta di un ulteriore 20%, 55. Noi da 0 non ne abbiamo. Se colpiamo un nemico congelato, siamo al 55% di critical rate. Ora, magari ho fatto un errore, non lo so, però è sbagliato. Capite perché vogliamo il critical damage? Perché visto che abbiamo già tutto questo critical rate, che è ancora, può ancora aumentare, vogliamo fare la botta, cioè proprio il pugno del destino, ok? Per quanto riguarda, signori, le armi, come al solito mi invito a giocare quelle che voi preferite, quelle che voi mamate, quelle che avete in base alla vostra disponibilità. Io vi do soltanto dei consigli. Se pensate che quello che vi dico è una cavolata o non c'entra niente col vostro stile di gioco, equipaggiate la ciabatta del destino e non ci pensate più, e tutti felici come prima. I miei sono solo consigli, non dovete giocare come vi dico io, ma come piace a voi. Io non ce l'ho, ma l'arma più forte in questo momento per questo tipo di build da mettere a lui è l'Aquila Favonia. Perché? Perché ha come substat physical damage anche quella, e ha comunque, lo sapete cosa fa di substat, non sto qua a raccontare. Alternativa ottima, ottima, prototype Rancour. Perché ha un alto attacco base, ha un scala come substat sul physical damage bonus, e a noi ci piace perché abbiamo il goblet col physical damage e vogliamo lavorare sui suoi attacchi base e caricati. E in più ha un discreto, ha una discreta secondaria, che gli attacchi normali o caricati incrementano l'attacco e la difesa del 4% per 6 secondi e stacca 4 volte, 4, 8, 12, 16. Arriviamo fino a un 16%, una volta ogni 3 secondi può verificarsi. Avete anche delle altre alternative. Potete mettergli l'Harbinger of Dawn nel caso comunque vogliate tirare dei critici che aprano le scatolette del tonno. Potete mettere, se avete poche energie recharge e non avete una prototype Rancour decente, una Favonius Zord. Potete metterlo, per quanto riguarda la build support, due Crio, due Noblesse. Potete mettere una Scarader Sword, perché è molto buona anche questa. Insomma, avete delle alternative. Potete mettere potete mettere un po' cacchio che vi pare, no? Anche la Festering, se volete. L'unica cosa che secondo me vi consiglio è che la prototype Rancour, a costo-benefici, se non avete un'Aquila Favonia, è raffinabile, può aumentare la sua stat, è obiettivamente veramente veramente buona su di lui. Ora, bisogna parlare della sua team comp, perché la chiave di Kaeya, se volete veramente far aprire le scatolette di tonno a spadate, questa è carina, va fatta una team comp specifica. La team comp specifica è questa. Perché? Perché abbiamo Xinchou, che è il nostro acqua dealer. Avere una base d'acqua è la base, gioco di parole, per avere del crio. E noi vogliamo i nemici congelati, ok? Bennett, ragazzi, la Q full noblesse chiaramente ci vuole. Chongyun diventa il miglior amico di Kaeya per la sua E, ma più che altro per il suo elemento crio. Non deve essere per forza Chongyun, ma con Chongyun è straforte. E Kaeya. Xinchou come deve essere vestito? Andiamo un attimino anche nel dettaglio della sua comp, cosa che non faccio praticamente mai, ma è una comp che gioco e che so. Quindi, artefatti di Chongyun, due pezzi del Noblesse Oblige e due pezzi dell'Hydro Damage, che andremo poi a vedere la sua build nello specifico, in modo tale da permettergli di fare più danno del suo più danno idro e in più tira la botta della Q. Vogliamo più danni della sua Q. Chongyun lo vogliamo in questa situazione. Ovviamente, ragazzi, è una sacrifica sword, ma le armi lo sapete già. Chongyun lo vogliamo in una situazione di due noblesse e due set crio anche lui, perché vogliamo che aumenti il crio damage del 15% e vogliamo che la sua burst dia una botta in più. Non è fondamentale, l'importante, ragazzi, è che li tiriate su sto cacchio di talento. Dovete tirarli sulla E a lui. Tirategli sulla E, lo vedrete il perché, lo sapete il perché.
Perché converte tutti i danni all'interno dell'area in danni crio. E se Kaeya col set full crio fa già più danni crio del 15% e i suoi attacchi fisici normali e caricati diventano anche crio, a quel punto vedete i numeroni, veramente. E Bennett, ragazzi, come al solito, il nostro Bennettino con un full Noblesse Oblige. Perché? Perché deve avere più danno della Q e incrementa l'attacco del party del 20% per 12 secondi. Ora vabbè, il solito discorso, lui gli ho messo la Festering perché ha più attacco base, vabbè, bla bla bla, solita roba. Quindi, il trucco dov'è in tutto ciò? Abbiamo questo team fatto in questo modo, ma la bomba è lo Shattering Ice, la risonanza, l'elemento resonance dei due crio, perché incrementiamo il crio contro i nemici che sono congelati o affetti al crio di un ulteriore 15%. Questo vuol dire che avete il 30% più il 20%, quindi avete, avete il 50% secco sui crio, il 70% sui congelati. Fate un po' voi, potete metterci comunque una Diona se non avete Chongyun che mette gli scudi, insomma può esserci un'alternativa tra loro due, ma l'importante è che riusciate a fare questo elemento al resonance. Detto questo, prendiamo questo team di scappati di casa. Chongyun ce l'ho all'1, ragazzi, io, ha una funzione da support in questo team. Prendiamo questo team di scappati di casa, facciamo deploy perché è un team di scappati di casa. E andiamo a fare la Coto Olimpiade. La Coto Olimpiade con i golem conciati in questa maniera. E vediamo come funziona. Adesso vengo qua e prendo una marea di pattoni e faccio una figura del Menga. Sicuro andrà a finire così, ne sono sicuro. Però vabbè, possiamo dire di averci comunque provato. La combo, signori, è... Guarda, vabbè, qua mi sono messo lì. Q di Xinchu, Q di Bennett e di Chongyun, Q di Kaeya e via i danni. Madonna, che bella cosa, guardate che bella cosa. Chongyun livello 1. Ok, signori, la nostra magica combo sarà Ulti con Noblesse e ulti di Kaeya. Ce ne congeliamo un paio. E adesso sono veramente i danni che non riesce a fare. È qualcosa di spaventoso. È veramente qualcosa di spaventoso. Questo non vuol dire, ragazzi, che non possiate fare delle combo diverse come team, assolutamente, anzi, potreste inserire una Mona al posto di Xinchu, anche se Xinchu secondo me è molto molto forte contro Kaeya in questo caso, è veramente sbagliato, perché comunque la sua Q continua a tirare lame nel momento in cui voi fate degli attacchi normali, quindi cioè, sembra proprio che procchi tutto a dovere questo team qua. Potreste comunque fare dei Super Conduct, quindi potreste tranquillamente... magari levare Chongyun al posto di Chongyun, mettere una Beidou. Con una Beidou che anche la sua Elemental Burst, la sua Q passa di personaggio in personaggio, avreste Kaeya e Beidou tutte e due con l'aura. Sarebbe qualcosa di spaziale. O una Fischl che permane. Cioè, avete altre possibilità, chiaramente. Personalmente, io credo che sta roba qua sia una roba... A me diverte tantissimo perché mi piace vedere tutto che esplode. Sono un pazzo. Però mi rendo conto che abbia diverse possibilità. In definitiva, quali sono i pro di questo personaggio? Di nuovo, è che è un free to play, è facilmente buildabile, ragazzi, non è difficile da buildare questo personaggio, ha delle sinergie bellissime e può fare veramente la qualunque, può farvi da support, può farvi da sub DPS, può farvi da main DPS. I contro quali sono? Sono contro che brilla veramente al 100% con un team specifico come quello per quanto riguarda la comp che vi ho fatto vedere. Per il resto, ragazzi, è un free to play, io alzo le mani. Ah, è che vi serve almeno C1, questo per quanto riguarda il critical rate, questo sì, è da dire. Detto questo, signori, io spero che questa nuova, di nuovo, build di Kaeya vi sia piaciuta. Vorrei sapere che cosa ne pensate voi. Vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, lasciarmi un like e a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi auguro una buona serata e un trifoglio per te, uno per me e uno vabbè, ciao ragazzuoli, United State of Zerga.